Sì, benvenuta per fortuna. Sì, io l'ho amato, l'ho sentito prima di capirlo, perché intorno ai miei 12-13 anni questo spurrino ora è suonato. Spurrino. È bellissimo. No, facciamolo finire perché è un bel momento. Dura un'ora. Però. Un'ora intera? Suona. Un'ora intera, se non smette poi domani ricomincia. Ma ci avete un campanaro così resistente. Dicevo che... Ma non doveva andare così, guarda. Cioè, veramente, non lo so, ha preso una piega drammatica. Vabbè, purtroppo non cresceremo mai. Non male. Dicevo che... Intorno ai miei 12-13 anni, mi dispiace per voi che state lì, ogni tanto mi alzerò, non lo so, purtroppo è il problema proprio della musica, vedete che ingombro che crea, le parole sono più... La musica è leggera ma il piano è pesante. Dicevo che intorno ai miei 12... Scusate, mi alzo in piedi veramente perché mi sembra... poco carino. E... La sorella maggiore del mio compagno di giochi, quindi mio coetaneo, lei forse avrà avuto 15-16 anni, che però mi sembrava già più grande, era anche già più acculturata, più sensibile, aveva gusti di nicchia tra l'altro, quindi e noi eravamo due ragazzini di periferia e non sapevamo molto del mondo, insomma, ammesso che adesso ne sappiamo qualcosa. E lei mi regalò un libro, che era La Luna e i Falò. E... Cioè... e io, un po' perché forse lei mi piaceva, ma più che piaceva, la vedevo un po' grande, insomma, per me, però ne subivo un po' il fascino, no? La maturità, forse, insomma, quindi mi sembrava già una donna fatta, matura, importante, solida. E allora cominciai a leggere questo libro. E sapete come quando un temporale è lontano, però noi sentiamo i tuoni, vediamo anche un po' i lampi, quindi veniamo un po' turbati, no? Ne sentiamo la presenza, la forza, l'energia, l'elettricità, però non piove, non ci tocca, non ci bagna. Ecco, nel leggere quelle pagine provai questa sensazione. Non lo capivo, era troppo per me, era complicato, c'erano tanti concetti dentro, era denso di essenze, di profumi, era una danza, anche le parole continuavano a ballare tra di loro, era un girotondo continuo, era un racconto mitico, leggendario, era... dava l'idea già di un'esistenza così complessa, specialmente per le persone che vengono al mondo con qualche difetto, specialmente gli artisti, no? Sapete, gli artisti sono delle persone difettose, perché gli manca sempre qualcosa, hanno questo senso di inadeguatezza nei confronti della vita, eppure la amano da morire, cercano di interpretarla. E allora, ecco, io leggendo Pavese e La Luna e i Falò, sentivo questo, cioè non capivo che cosa, quanta forza c'era in quei versi, in quelle pagine, eppure il linguaggio non era nemmeno così complicato, cioè voglio dire a scuola studiavi anche delle poesie con una lingua più arzigogolata, un po' più estranea, più colta, cioè Pavese ti raccontava delle parole e dei fatti che avevano un'idea del reale, magari non era esattamente il quotidiano, ma era qualcosa che potevi toccare, no? Che potevi comprendere. Eppure io ne venni addirittura proprio annientato, tant'è che ho smesso per anni di pensare a Pavese. Poi mi impauriva anche la sua storia personale, cioè tante cose non mi... E invece... più tardi, voglio dire, dai, intorno ai miei 20 anni, poi continuando, sono ritornato lì, non mi ricordo neanche per quale motivo qualcosa sarà accaduto, forse ricominciai delle poesie che avevano magari, per il fatto che le righe tornavano spesso a capo, avevano qualcosa di più
familiare. Io avevo cominciato a scrivere i testi delle canzoni, quindi la materia un po' si assomigliava. E lì c'è stata veramente una grande fascinazione. Io ritengo, ma il mio giudizio poi, voglio dire, è assolutamente ininfluente, perché non ha bisogno di me Pavese per essere, e perché è già Pavese. Non ha bisogno quindi del mio innamoramento e del fascino che io ho subito in tanti anni, di quella anche invidia nei suoi confronti per aver raccontato la sua storia, le storie delle persone che aveva intorno, le vicende dei territori, di averli così descritti, di averli così portati alle orecchie e ai sentimenti, alle emozioni di tante persone. E gli invidio anche il fatto che, oltre a essere un artista, lui è stato un artefice per molti altri artisti. Cioè il fatto che avesse una capacità critica, che avesse un talento anche nello scoprire nuove cose, no? Abbiamo detto adesso di Spoon River, ma del fatto di aver affidato per esempio a Fernanda Pivano questo, cosa ha fatto poi Fernanda Pivano continuando, e via, quando è diventato anche editore o comunque artificiere proprio, facendo brillare tante bombe di artisticità e di espressione. È veramente qualcuno che ce l'ha fatta a comunicare, specialmente quando pensava che non c'era riuscito.